Non è possibile che in Sicilia ci siano solamente 4 ispettori per tutto il territorio, quindi bisogna aumentare gli ispettori che controllano i cantieri e tutte queste belle cose. E vengono stanziati dei soldi per la sicurezza, le ditte hanno dei contributi per la sicurezza, ma li spendono per altre cose e quindi poi succedono gli incidenti. Ci stanno togliendo tutti, a parte i diritti, ma anche la vita ci vogliono togliere, ma noi non demordiamo, siamo qui in piazza per appunto poter contrastare questa logica, questo andazzo che a noi non piace completamente. Ma... Noi come organizzazione sindacale ci siamo stancati ad assistere a questa strage permanente che così abbiamo definito nei cantieri edili palermitani. Numeri preoccupanti, numeri che ci fanno allarmare. In una provincia come Palermo, 3 morti in un mese sono una strage per noi. Quindi chiediamo alle istituzioni degli interventi mirati, chiediamo al nuovo prefetto di istituire il tavolo prefettizio appunto su salute e sicurezza nei cantieri edili, perché serve un monitoraggio costante, ma serve soprattutto mettere insieme tutti gli attori che sono preposti alla tutela della sicurezza, lo Spresa, l'INAI, l'Ispettorato del Lavoro, i nuovi ispettori che sono giunti in Sicilia, ai quali veramente dovremmo chiedere uno sforzo in più per cercare di mettere in rete le informazioni. E allora con questo tipo di attività noi riteniamo che si possa fare prevenzione, si possa ampliare la cultura della sicurezza che deve diventare un baluardo per tutti. Quindi auspichiamo appunto che tutte le forze in campo possano in qualche modo restituire una dignità a questi lavoratori che la mattina appunto vanno fuori per guadagnare un pezzo di pane e che devono avere la garanzia di ritornare sani e salvi alle proprie famiglie.